Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Train Fever. So, o almeno penso che così si pronuncia. Bene, piccolissima novità, ho messo la telecamera centrale in modo che potete vedere anche il menu qui a destra, che la volta scorsa non potevate vedere perché c'era la mia faccina. Comunque, allora, cosa dobbiamo fare oggi? Eravamo rimasti che avevamo fatto la linea per trasportare qui il carbone. Adesso cosa ci serve? Quest'altro minerale che sarebbe l'iron. Iron che abbiamo detto. Qui è il carbone. E l'iron mi sembra che era qua sotto. Sì, è questo qua. Allora, quindi andiamo a costruire. Questo è road deport, tram deport, no. Dove caspito era? Questo, ecco. Ecco lì. Questa cosa qui. Facciamo magari. Mettiamo qui. Magari lo colleghiamo con una piccola stradina. Magari così. No. Voglio togliere. Sì. Ok. Nothing watching. Ok, dice che non c'è niente. Qui sta producendo. E allora, quindi dobbiamo fare che gli altri due, le altre due linee, un'altra linea, cioè dobbiamo fare una nuova linea. Anzi, no. Vediamo questo, facciamo questa linea 3, aggiungiamo la stazione, perché, ah, questa, allora questa qua con questa qua, ok, e la chiamiamo ferro. Così capiamo che questo serve per trasportare il ferro. Ok, abbiamo fatto la nostra linea numero 3, quindi mettiamo questo. Linea 3. Quindi, vabbè, dovrebbero partire da lì, infatti. Eccoli qua. Linea 3. Poi aspettiamo un po'. In modo da dargli un po' di vantaggio, che almeno mentre uno va l'altro torna. Vediamo sempre linea 3. Linea 3. Ecco qua. Vedo perché questi menu vanno qua dietro. Sono bloccati i menu. Bene. Riesco a togliere più ecco, ok, stanno andando. Adesso abbiamo un altro problema. Qui i cittadini sono un po' troppi che aspettano, anche se le carrozze sono tante, comunque rimangono dei cittadini qui ad aspettare. Allora ho deciso di fare un altro treno, però prima di fare un altro treno, magari a metà strada o magari anche qui, dobbiamo fare in modo che la linea si divida, ecco, in modo da permettere che un treno si ferma e l'altro passa. Allora, quindi iniziamo i nostri lavori. Magari da qui, facendo una cosa così, e poi la raddrizziamo,
Sì, facciamolo più lungo possibile. Vado che. Ah, qua ci dice cosa costruire. Sì, quanto ci viene? Ah, non ci viene a costare nulla. In più. In pratica il treno è rialzato qui. Che figata. Comunque. E lo facciamo ricollegare qua. Ah, veicolo, vabbè, dice che un veicolo che sta passando. Facciamolo passare. E niente, sta passando ancora. E prima o poi ce lo dovrei dare. Vabbè, rifacciamo. Ecco qua. Allora, l'unica cosa però, adesso dobbiamo mettere un bel semaforino qui. Io direi di metterlo qua, così. Ok. Quindi andiamo qua. Il nostro deposito. E compriamo un altro treno. Un vagone questo qui. E ci mettiamo molti di questi. Set line è la 1. Oh yeah! Wow, adesso è disponibile un nuovo veicolo. E allora, noi facciamo. Aspetta. No, voglio. Nuovo veicolo è disponibile quale? No, non me lo fa mettere forse, vabbè. Comunque, facciamo così, set line, sempre linea 1. Vediamo cosa succede. Ok, questi passeggeri che erano rimasti a piedi salgono. Ah no, li ho presi tutti? Sì. Allora, vediamo. Riparte, si ferma perché deve aspettare l'altro treno che torna. Giusto, sì, eccolo qua. Ok, il treno torna, vediamo dove va. Va diritto, ok. L'altro no, non è ripartito ancora. Sì, è ripartito. Ok, si ferma al semaforo. Quest'altro prende lo svincolo. E quest'altro riparte, dai! E così abbiamo risparmiato magari di fare una doppia linea che va avanti e indietro. Anche se comporta dei ritardi perché il treno si ferma, però. Funziona. Vediamo un po' qui. Anche questo funziona, guadagnano dei soldi. Bene. Dove sta? Sta qui. Ok, questo minerale c'è. Adesso voglio vedere pure. Questo qui produce legno, ok? E a chi serve il legno? Ma alla città? Non lo so. Questo qui produce sempre questo tipo di steel mill, sarebbe il ferro lavorato, credo. E poi lo posiziono sempre qui dentro, questo è quello che voglio capire. Allora, vediamo un po'. Questo qua invece, vediamo questo che Oh dice. yeah! Nuovo veicolo disponibile. Un altro treno, un altro tipo di treno. Allora, vediamo un po'. Ecco, adesso ce lo dà. Questo 45 e questo 40. Abbiamo aumentato di 5 km orari. Quindi,
Se io faccio così, linea, vai al deposito. Adesso dalle due. Va al deposito? Questo qui? Sì, ok. Quindi gli togliamo questo e gli mettiamo questo qui. Linea 1. Ok, gli abbiamo messo un nuovissimo treno. In effetti è un po' più veloce. Mamma mia. Mi stai facendo un casino sto gioco che in una maniera assurda. Ok, questo intanto sta aspettando giustamente che l'altro treno riparta. Scusate per il contrattempo, ma devo cambiare il vagone. Ok, allora fin qui ci siamo. Vediamo adesso di collegare magari questa città qui a questa qua. Ok. Allora, come potremmo fare? Possiamo aumentare la stazione? No. Il fatto è che io ho messo... Non credo che riesca a fare la curva. L'ho messo qui. No. No, mi dà collisione, mi dà collisione. Ma io dico proprio di farne un'altra, che ce ne importa. Poi, guarda qua. No. Che è aumentata da solo la strada? Bella stazione, bella grande, nuova di zecca con due linee. E facciamo in modo che questa qui si colleghi con l'altra città. Allora, l'altra città sta di qua. Io direi di fare un bel ponticello così. Magari questo tipo qua con il ferro. Facciamo passare di qua per la strada. E poi facciamo fare. No, 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 non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Diminuisce troppo la velocità. Noi dobbiamo arrivare velocemente di qua. Quindi una curva ci vuole. Solo che non vorrei rovinare tutti questi campi. Quindi la cosa migliore è farlo passare esternamente e poi allunghiamo troppo. Vediamo come possiamo fare al meglio. Vabbè, 112 km, ma adesso vanno a 45 i treni, non è che ci interessa più tanto la velocità. Mi dispiace, ma i campi purtroppo non ne posso fare a meno di distruggerli. Non posso fare a meno di distruggerli. Così. Bella linea diritta, così. Velocità e qui ci mettiamo un'altra stazione, magari facciamo più piccolina, sempre di due, così. Noi di là siamo partiti da destra, quindi dobbiamo collegarla con quella esternamente a destra. Quindi prendiamo il nostro tracciato. Collegata a destra, sì. Ok. Adesso dobbiamo collegare anche quest'altro. Magari facendogli fare la stessa andatura di questa qua.
figata, guarda. Automaticamente segue la linea dell'altra ferrovia. No, ok. Dai, direi di dare almeno il primo ok qui. E poi continuiamo da qui, se riesco a prendere bene. Ok. Ok, dai che ce la facciamo. Dai, 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 qui facciamo un... Ah no. Dobbiamo fare... Non possono passare tutti e due sullo stesso ponte, quindi mi sa che lo dobbiamo dividere poi a un certo punto. Io ci provo, eh. No, no, si allarga il ponte. Ottimo, grande. Bellissima. Ok, ci siamo. Oh. Eccolo. Benissimo. E ci siamo. Abbiamo fatto una ferrovia, cioè un passaggio a due. Ok, adesso giustamente ci servono i treni. Direi magari di fare due depositi qua. Uno di qua, un altro da quest'altro lato. Oppure, facciamo così. Chissà, se possiamo collegare le due linee. No. No. Vabbè, mettiamo uno qui. Un altro... Dobbiamo per forza mettere un altro magari qui, dando l'ok giustamente. Così, in questo modo. Ok, allora apriamo anche qui il nostro treno. Open wagon. Non so che cosa porta. Olio. Carbone. Passeggeri, legno e oro, goods, le gold, wood e legno, goods, non lo so. Va bene, noi per il momento ci interessano i passeggeri. Ah, dobbiamo ancora fare la linea, quindi facciamo una nuova linea, linea 4, magari la modifichiamo il nome. Mettiamo passeggeri 2. Perché sì, passeggeri 2. Ok. Ah, le altre nemmeno le abbiamo nominate, che ne abbiamo dato l'ok. Comunque. Sì, aggiungiamo la stazione, questa. E due questa. Ok. Questa qui. Ci mettiamo la linea 2, passeggeri 2. Già sta caricando. Passeggeri a 0 di 48, vabbè. Passeggeri 2. Ah no, quello è il nome che abbiamo dato noi. Che scemo. Ok, mettiamoci anche un altro treno e i passeggeri. Questo facciamo un po' più piccolino. Poi magari lo aumentiamo. Passeggeri 2. Ok, qua vediamo un po' le finanze. Finanze.
Stiamo guadagnando ma di meno rispetto a prima, però voglio capire. Questi qua. Sì, questo pure sta guadagnando. Questo. Ah, totali. Linea 2, linea 2. Questi qua invece perdono. Running cost. Vabbè. Non ci interessa. Bene, quindi voglio vedere quando i due treni passano uno a fianco all'altro. Grande. Ok, qui vedo qualcuno che sta entrando. Sì, c'è già un passeggero. Ok, benissimo. Stanno cominciando ad usare anche qui la ferrovia. Ok, questo che produce coal. Allora, io ti dico, c'è anche il treno per il coal, giusto? Quindi se io faccio questo, però ne mettiamo uno solo di collisione, mi dice collisione, collisione. Collisione a che? Ah, il terreno. Vabbè, lo devo mettere un po' più distante, però. Ah, non ho crediti, non ho soldi. Non lo posso fare. Mi sa che qua le finanze stanno dando. Il totale dei mezzi sta perdendo. Con gli anni. Meno 476. Ok, stiamo riguadagnando. Abbiamo di nuovo i soldi. Ok, meno 293. Intanto i giorni passano qui in basso a destra. Ok, ho fatto salire altre persone, quindi questo è un altro guadagno. Intanto già le persone ci sono, eh. Sì, sono sia a destra che a sinistra. Allora, io questo lo faccio andare un attimo nel deposito. Ok. E ci metto qualche altro cargo passeggeri. Ah, non ho più soldi. Ok. Vabbè, scherzavo. Lo faccio ripartire. Però così penso che ho perso dei soldi. Ok, salgono, salgono, salgono. E stanno ancora altre persone che aspettano il treno. Adesso penso che quest'altro riparte e va a prendere queste altre persone. Sì, ok, intelligentissimo questo gioco. Dettagli, linea, finanza, no, non mi dice niente. Comunque alla fine ha caricato 19 passeggeri su 48. C'è stato un altro passeggero qua, perché non lo prendi invece di fermarti così. Cioè adesso aspetta questo che torna. Questo stava 11 su 48. E c'è un passeggero qua. Vabbè. Intanto lui aspetta ancora qui. E se proviamo a mettere un altro semaforo qui, che magari lui arriva qui e poi lo aspetta, almeno fa un tratto di strada. Ma non ho soldi. Bene.
Aspettare che guadagniamo qualcosa. Stiamo perdendo. Ho bisogno di un ragioniere. Qualcuno di voi può dirmi come posso elevare il mio guadagno? Oh yeah! Un nuovo veicolo disponibile. Bavarian Car. Mamma mia. Sì, vabbè. Non ho soldi. Sto ancora perdendo. Meno 3,19. Ripara. Non so che significa. Mi sa che qua dovremmo fare tipo un'altra ferrovia. Un altro tracciato, che ci mette troppo tempo. Magari se riusciamo ad allungare questo un po' più di qua, magari parte prima, riescono ad essere più sincronizzati. No, mi sa che sono entrato in un circolo vizioso di perdita di denaro e non riesco più ad andare avanti. Però adesso qui la gente sta cominciando anche a imparare ad usare questi altri due treni, perché all'inizio perdi sempre. Poi cominciano ad arrivare i clienti, i famosi clienti. Quindi bene o male tu guadagni. 7 passeggeri, 8 passeggeri che aspettano. Mi sa che quando ho fatto questi qua un po' più grandi ho perso troppo. Bene ragazzi, sono passati più di 25 minuti. Per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione, da Zerk è tutto e mi raccomando, commentate, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.